Buongiorno, buongiorno, oggi 15 aprile 2022, venerdì, giorno dedicato a Venere e non solo questo, giorno anche di luna crescente, ultimo giorno di luna crescente, sappiatelo, ultimo, perché domani già è luna piena, domani alle 18 credo, qualcosa del genere, poi vi dirò l'orario domani. È luna piena, quindi oggi è l'ultimo giorno di luna crescente, l'ultimo giorno in cui taglio dei capelli, soltanto se volete tagliarli e spuntarli, ma l'ultimo giorno in cui le operazioni chirurgiche, meglio rimandarle, l'ultimo giorno in cui possiamo manifestare, stasera soprattutto la manifestazione, però vediamo cos'è questa luna piena. Luna piena in bilancia. La piena in bilancia è opposta all'Ariete perché quando c'è il plenilunio, c'è la luna nuova in un segno, la luna piena sarà in opposizione. C'è stato il giorno 1 luna nuova in Ariete, questa 15 giugno, luna piena in bilancia. Gli influssi di questa luna piena si cominciano a sentire, di solito durano circa 3-4 giorni gli influssi di un plenilunio, 2 giorni prima, 2 giorni dopo, un giorno prima, 2 giorni dopo, insomma. Più il giorno del plenilunio, chiaramente. Quindi, beh, sono influssi di luna piena in bilancia, ragazzi. Allora, a parte l'energia che sentiamo, ci sono per esempio delle persone che con la luna piena hanno spesso mal di testa, è la troppa energia che c'è in giro. Chi ha i pianeti in bilancia, soprattutto la luna in bilancia, devo dirvi che io sono una di queste povere disgraziate. La luna in bilancia sentirà molto l'influsso di questo plenilunio. Ci sono energie che proprio a causa di questo plenilunio potrebbero raggiungere il massimo e poi fortunatamente essere rilasciate, quindi i giorni precedenti essere proprio sentirsi scoppiare, beh sì, in qualche modo può darsi e poi rilasciare. Però vediamo un attimo la bilancia è il segno, tra l'altro, governato da Venere e oggi è venerdì, quindi doppiamente dedicato alla donna, tra virgolette, o all'energia femminile più che alla donna, ok? Dedicato alla parte della qualità femminile più bella, ma occhio, occhio, abbiamo anche un femminile oscuro che in questo momento potrebbe emergere. Il nostro femminile oscuro è quello che è della gelosia, della possessività, anche dell'espressione, non dico sadica, stiamo attenti, però del nostro potere, ecco, facciamo così, della voglia di potere che abbiamo. La luna piena comunque in bilancia rilascia tutte queste, cerca di rilasciare tutte queste parti più oscure che abbiamo vissuto fino ad adesso e di farci riprendere invece una maggiore armonia, un maggiore equilibrio tra l'energia maschile e femminile. Cercheremo di comprendere la nostra parte femminile, che è in ognuno di noi, uomini e donne, però cerchiamo di abbracciare maggiormente la parte più femminile di noi, ok? Allora, vediamo che cos'è questa luna. È una luna in cui possiamo fare trattamenti, abbiamo detto, di bellezza, in cui la vera domanda è adesso tocca a me, qualcosa bisogna fare. Dovete avere il coraggio di fare, di seguire quello che c'è dentro di noi. La bilancia è sempre così incerta come segno, sempre così, non sa mai come muoversi, ha sempre bisogno di una spinta, o da un lato o dall'altro, se no sta in questo equilibrio continuo, non sapendo dove andare. Questa è la bilancia dell'equilibrio, tra la nostra parte, la luna dell'equilibrio, tra la nostra parte più oscura e la nostra parte più chiara, più positiva, tra la nostra parte più negativa e la nostra parte più positiva. Venere, domani facciamo un altro assunto di questa luna piena, però parliamo invece adesso di quello che c'è da fare oggi. Oggi, stasera,
Accendete una candela bianca, io ce l'ho accesa rossa perché oggi è il giorno di Venere. Il colore è l'azzurro, il blu. Il blu ha tutti i colori brillanti, io però uso molto il rosso e il rosa nel venerdì perché sono i colori di quella parte di Venere che mi piace mettere in risalto, quindi la passionalità e l'amore. Ma stasera, per esempio, accenderò le candele bianche. Bianche. Per la luna. Cosa faccio poi? Mi siedo, guardo questa un foglio bianco e una matita, guardo questa candela e una penna nera possibilmente, ma insomma fate voi. Guardo questa candela e comincio a pensare a quello che veramente voglio, al di là di ogni schema di probabilità, al di là dei conti, dei calcoli delle probabilità, quello che veramente voglio. E comincio a scriverlo e lo scrivo come se si fosse già avverato, per cui scrivo grazie Anel perché sono un dirigente, facciamo finta che volete d'azienda, ok? Lo ringraziamo come se già avessimo avuto le cose. Dopodiché, quando avremo stilato questo foglio, prenderemo i nostri, io per esempio prendo i cristalli, le carte, le candele, insomma faccio tutto quello che vogliamo che gli anelli, li metto sempre fuori, abbia l'energia positiva della luna e lo carichiamo, quindi lo mettiamo fuori, lo esponiamo ai raggi della luna e questa volta lo possiamo lasciare tutta la notte perché tanto la luna piena sarà domani pomeriggio alle 6. Quindi non avete problemi di ritirarli presto, eccetera, no, li mettete stasera e stanno. Quindi chiaramente ritiratevi quando la luna, cioè quando c'è il sole, o almeno quando non c'è più la luna. Questa, per quanto riguarda chi non ha ancora scritto i desideri, chi ha scritto i desideri in luna nuova, ve lo ricordate, vi avevo detto. Ok, prendete quel foglio. Rileggeteli, se sono gli stessi identici va benissimo, mettete questi alla luna oppure riscriveteli e esponete quelli che avete riscritto alla luna, ok? Quindi controllate. Se volete potete fare anche l'acqua lunata, tutto questo lo trovate comunque nei libri di Alessandra Donati oppure nella mia pagina di Facebook che metto sempre le ritualistiche. L'acqua lunata, che cos'è? Prendete una bottiglia di vetro, acqua di fonte possibilmente da rubinetto di fonte come volete, non sia quindi la solita bottiglia di plastica. La riempite e gli date un intento, che so, io voglio che quest'acqua contenga la gioia, ok? E la mettete, la esponete alla luna. Quest'acqua ne berrete un sorso ogni giorno. E immaginate nel momento in cui la bevete. Di stare bevendo gioia, ok? Gioia, se mettete la gioia, potete mettere qualsiasi caratteristica positiva che volete. Si chiama acqua lunata e tiene le proprietà del nostro pensiero. Ok, quindi insomma, comunque io di solito faccio carico le mie pietre, questa è la serenite. Carico insomma quello che le carte, sempre, le carte sempre, ecco perché di solito la sera piena, luna piena non faccio mai consulti, non faccio mai video perché le carte ce le ho belle esposte. Allora, abbiamo detto luna già in bilancia questo pomeriggio. Che cosa ci indica la luna in bilancia? Ci parla di armonia. Ci parla di relazioni armoniose, ok? Quindi particolarmente interessante. Vediamo se riusciamo anche ad avere. Ah, vediamo a che cosa sovrintende la luna in bilancia. Scendiamo ancora nel nostro immaginario corpo fisico e la bilancia sovrintende al pancreas, sovrintende alla vescica. Sovraintende ai reni, ok? Alle vene e sovraintende
all'insulina, quindi tutto quello che ha a che fare, pancreas, insulina, tutto quello che ha a che fare con l'elaborazione degli zuccheri, ecco, quello è la bilancia. Ok, questi organi quindi in questo, da questo pomeriggio fino a dopodomani saranno particolarmente sensibili. Prendetene un attimo più cura. Che cosa indica la luna in bilancia? La luna in bilancia indica le persone che hanno che cercano sicurezza nelle relazioni. Poi però spesso non la trovano perché poi oscillano, no? Nel bisogno in cui si trovano ad avere a che fare con forti emozioni, non riescono a fare la scelta di mollare la sicurezza che hanno nelle relazioni, ok? Allora, quello che sentirete comunque in questi 2 giorni sarà il bisogno assoluto di equilibrio e di armonia. Qualcuno di voi si sentirà anche più bello. Perché? Perché c'è Venere che trionfa, Venere in bilancia e Venere in oggi come venerdì, quindi oggi è un giorno in cui vi sentirete particolarmente accattivanti e belli, niente di meglio, meglio. Prendetevi sempre cura della vostra parte bella, sia che sia fisica sia che sia interiore. Andiamo a vedere qual è l'affermazione di oggi. Ok. Gli altri mi rispettano perché seguo le mie convinzioni, il che non è facile per una bilancia. Perché la bilancia, pur di non non dico combattere, ma di non deludere, ecco, di non deludere nessuno, spesso non segue la sua vera via. Ok, non riesce a essere polemica la bilancia, non vuole deludere nessuno, quindi è molto importante questa affermazione oggi. Seguo, com'era? Fatemela vedere. Ecco, gli altri mi rispettano perché seguo le mie convinzioni. Spesso quando c'è una persona che ha la luna in bilancia o che ha il sole in bilancia, beh, questa persona spesso crede o si comporta come se il rispetto degli altri venisse dal seguire le loro convinzioni, come se le sue convinzioni non fossero abbastanza determinate e determinanti. Ok? Non è così. Gli altri mi rispettano perché seguo le mie convinzioni. Questa è una delle affermazioni migliori che oggi possiate fare con questa luna. Vediamo la carta di Santa Donati per oggi, oggi 15 aprile. Bambini, amo e onoro i bambini, compreso il bambino che è in me. In un momento storico in cui veramente le problematiche sono così tante che ce ne sentiamo quasi coinvolgere, stravolgere, avvolgere, travolgere, beh, questo è il momento di prendere per mano il nostro bambino interiore e dirgli: stai tranquillo, ci sono io con te. E questa è una cosa che ho ripetuto spesso negli oroscopi questa settimana, significa che è proprio il messaggio che deve passare. E ve lo ripassa la luna questo messaggio. Quindi oggi in modo particolare amiamo e onoriamo tutti i bambini, prendiamoci cura dei bambini che abbiamo intorno, ma soprattutto il bambino che è in noi. Ok? Questa è una luna piena che dice: faccio ciò che voglio veramente. Ok? Quindi domani ne parliamo ancora di più di questa luna piena, perché domani pomeriggio cominciate a prepararvi a questa idea. Noi ci vediamo domani. Bye.